Ragazzi, un applauso intanto. Un applauso al ministro Fabiana Dadone, alle politiche giovanili, benvenuta Giffoni. Prego. Di nuovo buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti. Che siete voi stessi un po' a raccontare che sta succedendo e chi siete. L'ha fatto sempre Nico o Benedetta? Chi è che lo vuole fare tra di voi? Forza, tu? Sì o no? Vediamo, è la prima volta che lo faccio parlare, quindi vediamo. Buonasera. Ciao. E siamo, allora, vi presento un po', diciamo, questa sezione. E allora, questo è il primo anno che questa, che l'anno scorso veniva chiamata Masterclass, quest'anno ha preso il nome di Impact, e è una sezione composta da ragazzi, e, diciamo, siamo di età appunto tra i 18 e i 26, sì, tutti minori di 30 anni, tutti giovani appunto, con background molto diversi, e diciamo che questi incontri sono dei momenti di confronto e appunto condivisione anche di idee, ma anche nascita di idee, dove quest'anno, diciamo, non solo facciamo delle riflessioni, ma siamo anche appunto spronati a condividere le nostre idee, i nostri progetti con i talenti, appunto le personalità che incontriamo. Soltanto per dare il benvenuto alla nostra ministra, grazie. Poi continuate. Grazie direttore. La presentazione è stata perfetta di Domenico, per cui io partirei proprio diretto con una considerazione. In questi giorni si è parlato molto di Giffoni come di un luogo improbabile, perché qui effettivamente succedono delle cose speciali, no? I giovani parlano alla pari con istituzioni, si confrontano e fanno anche commuovere le persone che salgono su questo palco. Per cui io la prima domanda che le farei, e poi lascio la parola ai ragazzi e alle ragazze, che responsabilità si sente addosso rispetto al suo ministero? Beh, innanzitutto vi saluto tutti, è una responsabilità grandissima, chiaramente. Questo è un ministero delle politiche giovanili piccolo rispetto, diciamo, ai grandi ministeri come possono essere quello dell'istruzione, il ministero dell'economia, è però un ministero che ha un ruolo chiave, soprattutto in questa fase, non certo perché lo ricopra io, ma perché ci troviamo ad uscire da un momento complicato per il Paese. Io dico sempre, e quindi lo dico anche in questa sala a voi ragazzi, che le grandi rivoluzioni ed innovazioni partono sempre dalle nuove generazioni, per cui è importante che voi vi facciate sentire, non abbiate paura di far sentire le vostre idee, ma anche le vostre richieste alla classe politica. Per cui io mi sento una grande responsabilità addosso, esattamente in questi termini, però credo che sia un po' una responsabilità collettiva che dovrebbe sentire tutto il governo, ma anche un po' tutto il paese, in termini di restituzioni verso le nuove generazioni, perché fino ad oggi si sono sempre considerati quasi come ultima istanza quando si facevano le cose: sì, ci si occupa di tutto, poi ci si occupa anche delle politiche giovanili. Oggi per fortuna il dibattito si è spostato ed è diventato più centrale rispetto all'attenzione di quanto ogni politica abbia un impatto su di voi. Quello che secondo me serve ancora ed ulteriormente, e vi invito a farlo non come provocazione ma in senso positivo, a non aver timore di far sentire la vostra voce. Ora, non è chiaramente diciamo una carenza da parte dei ragazzi che sono qui, anzi, quello che però noto è che spesso nei palazzi, soprattutto i ministeriali, difficilmente arrivano le voci delle associazioni giovanili, e invece sarebbe bello ed interessante che arrivassero con più forza, che pretendeste più spesso di essere coinvolti, di fare delle consultazioni, di dirci la vostra anche su certe tematiche. A questo punto allora partirei con i primi interventi, se ci sono già dal palco. Abbiamo già, prego. Naturalmente, come vede, quest'anno abbiamo anche scelto di far salire sul palco delle piccole rappresentanze di giovani che ruotano ogni,
a ogni incontro. Prego. Salve, sono Dalila. Innanzitutto è un onore e un piacere averla qui, vederla dal vivo, perché l'avevo vista solo per via telematica per Next Gen. È sempre nell'ambito dell'Agenzia Nazionale dei Giovani. E essa aveva fatto un progetto con Ashoka Italia per giovani change makers, al quale tengo molto, perché incentivava il protagonismo giovanile e rendeva i ragazzi appunto fautori del cambiamento sociale, che è quello che ci fa fare anche Giffoni, e ho visto che lei aveva presenziato. E la mia domanda è appunto quanto secondo lei noi ragazzi possiamo contribuire anche proprio nella ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia, che è lo scopo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie della domanda, beh, tantissima dal mio punto di vista, anche perché le tematiche, guarda, pensate a una cosa banale, le tematiche ambientali e l'attenzione alla transizione ecologica è stata portata molto di più dai ragazzi di quanto sia stata attenzionata dal mondo degli adulti. Siete stati voi a far capire ai grandi che era importante occuparsi di ambiente, quindi anche per il Next Generation, quindi per tutta la scesa a terra delle progettualità, sarà importante il ruolo di voi ragazzi, non solo chiaramente in termini poi di valutazione anche di come verranno spesi i soldi, perché non dobbiamo avere paura, questo lo dico a noi come politici, di fare una valutazione in termini di risultati delle politiche. Io su questo ho istituito anche un comitato al Ministero. Penso che tutte le politiche pubbliche debbano fare una valutazione di come le norme si traducano in effetti concreti positivi per i ragazzi. Noi andremo ad investire delle risorse, per esempio, sulla scuola, sull'università, ma quanto effettivamente poi questi fondi permetteranno di cambiare, di migliorare il sistema di formazione, il sistema di ricerca, ce lo potete dire voi che vivete da dentro l'università, per cui dal mio punto di vista moltissimo, per non parlare poi del fatto che chiaramente nella pubblica amministrazione il fatto di avere delle nuove energie sarà fondamentale anche in termini di nuove professionalità, perché se ci aspettiamo un mondo che vada verso il digitale e verso un'innovazione anche in termini di processi, dobbiamo avere delle persone che abbiano una mente di un certo tipo, una mentalità di un certo tipo, che siano dei nativi digitali come lo siete voi. Va bene, grazie. Grazie a te. Grazie. Prego. Ok. Io li violo costantemente i protocolli. Salve. Buon pomeriggio. Prima di tutto grazie di essere qui a Giffoni. Sono Pietro Apuano, ho 23 anni e studio giurisprudenza. Come ha detto Domenico e come di solito dice Alessandro, Nico, Benedetta, chiunque su questo palco, abbiamo background diversi, ma naturalmente il tema centrale di quest'anno sono stati gli ultimi 2 anni, la pandemia, cosa ha significato per tanti di noi. Ieri riflettavamo e dicevamo che siamo invecchiati in questi 2 anni, è stata una frase che ci è stata detta. Ciao. Ecco, il suo è un ministero in un governo fondamentale. È un governo d'emergenza, l'hanno chiamato in tanti modi, dovrà spendere la più grande somma di denaro dal piano Marshall. Il tempo non si restituisce, non ci sarà mai occasione di ridare questi 2 anni a questa generazione, ma come dare i prossimi 2 almeno, i prossimi 5, i prossimi 10? Ecco. Allora, partiamo dalla premessa, se me lo permetti, che siamo invecchiati tutti moltissimo in questi 2 anni, anche chi ha ricoperto ruoli di governo, quindi non immaginatevi che il sacrificio sia stato fatto soltanto da voi. Chiaro, per voi è stato difficile, perché io me la ricordo benissimo l'età, in particolare forse quella dell'adolescenza, nella quale i contatti sono fondamentali e la socialità è fondamentale, quindi sicuramente in termini di sacrificio ne è stato richiesto di grande. È anche vero che, beh, quello dico insomma a un pubblico che ha molta attenzione forse anche al lato culturale degli eventi e agli impatti che possono avere in termini sociali e sociologici. La pandemia ci ha insegnato innanzitutto che, se mi permetti poi arrivo alla risposta, che non si può controllare tutto. E ha fatto sì che tutti abbiamo passato 2 anni complicati, difficili, abbiamo dovuto rinunciare a ciò che conoscevamo, in primis alla possibilità di spostarsi banalmente in maniera molto libera, poter andare in palestra, poter andare ai concerti, poter andare a scuola. Io era da un po' che non vedevo movimenti di ragazzi che chiedevano di poter tornare a scuola, facevano proteste di fronte alle scuole per chiedere la presenza fisica degli insegnanti e dei loro compagni di classe. È anche vero che questi 2 anni, questo 2020, ha segnato ognuno di noi in maniera indelebile e ha
contribuito a creare le persone, per voi dico gli adulti, per me dico la persona un po' più grande di età, che saremo tra qui e qualche anno. Questa è un'esperienza che ha toccato tutti noi in una maniera unica, con le sofferenze, i timori che ha anche provocato, perché chiaramente ha creato dei timori in ognuno di noi. So che c'è stato un aumento del disagio da parte soprattutto dei ragazzi. Su questo noi abbiamo stanziato dei fondi, però credo che il punto non sia tanto quello, quanto il riuscire a far sì innanzitutto che quei fondi arrivino effettivamente a voi, non si perdano nelle maglie dei bandi, che poi è purtroppo un effetto distorsivo che capita sempre. Io vorrei che con questi soldi si riuscisse a far sì che voi esprimiate, adesso dico voi, non tu chiaramente, ma i ragazzi riescano ad esprimere il disagio che hanno provato con la musica, con l'arte, con lo spettacolo, con la cura del verde, con la capacità di riuscire a riappropriarsi di spazi della città che erano abbandonati e renderli luoghi di aggregazione. È altrettanto vero che questo 2020 ci ha segnato in maniera indelebile, ci ha anche però insegnato che si può lavorare in maniera diversa. Penso al lavoro da remoto, che è stato fatto in maniera imponente, penso al fatto che si possa insegnare ed imparare in maniera differente, e abbiamo anche la possibilità, per provare a recuperare quei due anni, di imparare a sciogliere i nodi prima che vengano al pettine. Durante la pandemia ci siamo accorti che la banda larga serviva, forse serviva già prima, no? Però ce ne siamo accorti in maniera immediata in quel frangente, quando serviva riuscire a connettere tutti i ragazzi e tutte le pubbliche amministrazioni, far lavorare tutti da remoto. Ci siamo resi conto che la rete non arrivava, che era una cosa già risaputa ovviamente, io l'enfatizzo per renderla ancora più evidente, però sembra che tutti si siano resi conto che era necessario finirla, allora serviva velocizzare le procedure per riuscire a completare i lavori di banda larga. Dobbiamo essere in grado di imparare da questa esperienza che si può vivere innanzitutto tutte le aree. Io dico sempre le aree interne, perché vengo da un paese di aree interne piccolo, quasi quanto Giffoni, non chiaramente in termini di notorietà, perché Giffoni ormai è diventato, grazie a questo festival, famosissimo in tutto il mondo, ma un comune veramente piccolo di area interna in cui stenta quasi a prendere la rete. Ma lì voi dovete riuscire a vivere esattamente come in un centro città. Questo ci deve insegnare la pandemia, e questo ci dovrebbe permettere di riuscire a recuperare, capire che l'innovazione si può applicare a dei misteri tradizionali, che si può insegnare in maniera differente. Non è necessario soltanto riempire, questo me lo dovreste dire voi in realtà, quasi ragazzi di nozioni, ma che tramite la gamification, tramite i casi pratici, si può, tramite film. Io ho visto prima il film Ricostruzione, il video di presentazione di questi anni del Giffoni. Quanto può insegnare un'attività così, e può permettervi di formarvi come persone ancor più che una lezione semplicemente frontale. Poi quella deve rimanere, nessuno dice di no, però io credo che questo si possa fare per riuscire a recuperare questi due anni, soprattutto a recuperarne l'insegnamento, sciogliere i nodi prima e capire quanto le innovazioni si possono applicare alla tradizione per rendere anche questo paese un paese che sia, nella sua forte tradizione, penso culinaria, penso artistica, anche profondamente innovativa. Io ieri sto andando troppo per le lunghe, no, prego, mi fermate se ci sono altre domande, se ragazzi, poi mi perdono, scendete, mi fermate pure. Prontamente nessun ieri problema, prego. Ho intervistato ho aperto un canale Twitch che ho scoperto anch'io, devo essere onesta, quando sono arrivata in questo ministero, quindi non mi nascondo dietro un dito, l'ho scoperto da pochi mesi, uno scultore che sostanzialmente il nuovo Michelangelo, fa delle opere di marmo che sono meravigliose, Iago, voi probabilmente lo conoscete anche, ecco. Ed è riuscito con i suoi video, in cui spiega velocemente, a questo punto lo dico a te perché loro lo conoscono benissimo, a trasmettere con l'innovazione dei video, in cui riassume come fa una statua in 20-30 secondi, 10 mesi di lavoro, però è riuscito a far capire che si può investire nell'arte coniugandola con l'innovazione, con i mezzi di comunicazione, e a far apparire incredibilmente moderno un mestiere che quasi si riteneva desueto. Quindi io credo che questo sia ciò che è importante riuscire a imparare dalla pandemia, e anche il fatto che bisogna sempre monitorare poi come la politica spende i soldi. Io questo lo dico sempre in senso positivo. Le azioni di valutazione poi di impatti non devono essere fatte sulla carta, devono essere controllate effettivamente, anche facendo delle survey e chiedendo
ai beneficiari delle riforme. Sono arrivati effettivamente a voi questi soldi? Avete visto un miglioramento dello stato di formazione, delle scuole? Sono tutte cablate, la rete arriva ovunque? Perché se perderemo sempre questa fase di follow-up successiva, secondo me non saremo riusciti a fare quel salto importante che ci serve per riuscire a capire come reindirizzare le norme, se cancellarle, se migliorarle, se investire ulteriormente o se proprio cambiare rotta. Grazie. Prego, Riccardo. Buongiorno Ministra, grazie per essere qui. Io volevo chiederle se ad oggi ci sono dei bandi aperti presso il suo Ministero o le altre agenzie connesse, per esempio l'Agenzia Nazionale per i Giovani, che possono essere, a cui possiamo partecipare direttamente noi ragazzi, per attività nel campo sociale. Faccio un esempio, l'anno scorso era stato aperto il bando ONG in radio. Volevo chiedere se ci sono aperti dei bandi del genere o se verranno aperti a breve. Grazie. Grazie a te per la domanda. Allora, rispetto a bandi diretti specifici, c'è questo che deve passare però ancora in conferenza unificata, e se non sbaglio domani, se tutto andrà liscio come dovrebbe andare, per la suddivisione dei fondi del disagio giovanile. E questo è proprio diretto a questa attività che dicevo di recupero. Io spero che effettivamente in termini di disagio riesca ad arrivare direttamente a voi ragazzi. Di altri bandi specifici destinati come quello, a parte quello dei changemaker, in questo momento rispetto, cioè forse quello sulla, no, non c'è ancora, non l'abbiamo ancora fatto quello del fondo per le politiche giovanili, perché intendo indirizzarlo non con un bando specifico diretto a voi, ma provando a creare degli innovation hub sui territori che invece in maniera un po' analoga a quello che fa un'attività culturale come questa, si provi ad unire l'innovazione alla tradizione dei territori per permettere a voi di trovare degli spazi che non siano solo gli incubatori universitari. Però questi verranno, diciamo, istituiti successivamente. In questo momento ci serve questo del fondo del disagio, però. Ah, posso solo dire una cosa, visto che colgo l'occasione. Tutte le norme e le risorse che vengono stanziate per voi ragazzi le pubblicizziamo su un sito che è Giovani 2030, che prende il nome dall'agenda Giovani 2030. Questo sito l'ho ereditato dal mio predecessore, che ci aveva lavorato molto e che è un tentativo di riuscire a comunicare in maniera semplice tutto ciò che viene stanziato anche dagli altri ministeri. Penso al Mise, per esempio, che ha fatto dei bandi rispetto al fondo sulla progettazione, sulla programmazione dei videogame, oppure quello per le attività culturali, che sono fondi anche importanti, a fondo perduto, qualcuno addirittura al 90%, c'era il fondo di Io Resto al Sud. Quindi li pubblicizziamo tutti su questo sito in maniera che in un unico sito aggregatore voi riusciate a trovare tutto ciò che oggi è stanziato ma è frammentato e pubblicizzato in vari siti, che quindi chiaramente non è molto friendly sul fronte. Grazie a te. Abbiamo un'altra domanda. Buon pomeriggio Ministra, mi chiamo Giusy. Lei prima ha parlato dell'attenzione che lei personalmente dà a paesi piccoli e comunque che tendenzialmente in Italia restano poco attrattivi per i giovani. È un tema per me molto importante, perché rendere attrattivi magari borghi, ecco, zone dell'entroterra, posti che per giovani non sono attrattivi, sarebbe importante per non disperdere, insomma, importanti energie mentali, insomma, energie lavorative che tendenzialmente per pochi stimoli tendono a spostarsi verso grandi città. Il suo ministero quanto ha a cuore questa tematica e come intende effettivamente, dal punto di vista di fondi da stanziare per attività o comunque per rendere in generale più attrattivi zone, insomma, di provincia, zone provinciali e non centrali, ecco, come intende rendere più attrattive queste zone? Grazie. Grazie a te della domanda. In realtà non dipende da me direttamente come ministero, perché riguarda in parte il Ministero della Coesione sotto certi punti di vista, sotto altri, perché poi il bello delle competenze divise tra ministeri è anche un po' questo limite, in parte il Ministero della Pubblica Amministrazione, in parte quello dell'innovazione. Innanzitutto bisogna riuscire a portare internet dappertutto, bisogna riuscire a garantire un minimo di servizi, ma anche detassando in qualche maniera chi recupera spazi di aree interne si può permettere di riuscire a creare un'attività, perché poi il tema non è soltanto viverlo il paese ma anche riuscire a renderlo produttivo. Quindi io per esempio ho conosciuto un ragazzo che in un territorio montano piccolissimo, dopo aver fatto un sacco di attività come chef, quindi insomma abbastanza peculiare, e in tutto il mondo, in tutta Italia,
ha deciso di tornare a recuperare la cascina del nonno in un paese minuscolo in cui la rete veramente arriva raramente, e lì ha deciso di crearsi, e lo sta costruendo in questo momento, tutto un ristorante che faccia tutta una filiera di produzione, quindi dalla terra crearsi i prodotti che intende mettere a tavola grazie a ciò che ha imparato negli anni. È chiaro che io ho avuto un confronto con lui, la prima cosa che mi ha detto è stata: serve la rete internet, come è logico che fosse, ma serve anche supportare in termini di defiscalizzazioni e supporto soprattutto nei primi anni di attività. Poi quello che serve secondo me sono un'altra rete di servizi, ma su questo devo dire che c'è molta sensibilità da parte di anche di chi detiene i ministeri che sono direttamente interessati a stanziare i finanziamenti, perché più depauperiamo le aree interne più andiamo a perdere sul territorio delle peculiarità che sono veramente uniche. Se perdiamo i ragazzi chiaramente rischiamo gli spopolamenti, più si spopola il territorio più sarà difficile farlo ripartire in termini economici. Non si ha la pretesa, secondo me anche un po' surreale, pretendere di riuscire a riavere magari le scuole in tutti i piccoli comuni e i presidi ospedalieri in tutti i micro comuni, parlo proprio di quelli piccoli, ci sono comuni in Italia che hanno 50 abitanti per capirci, quindi veramente molto piccoli, ma riuscire a creare una rete di servizi per viverle quelle all'interno, perché poi se c'è un ristorante particolare, se c'è un evento particolare, questa è la prova vivente, poi si crea un sistema di indotto e si crea l'attrattività del territorio, però bisogna riuscire ad investire in questo senso e bisogna riuscire a fare rete. La ringrazio. Grazie. Abbiamo ancora due domande, prego. Sì, buongiorno, grazie di essere qui. Volevo portare l'attenzione su un concetto molto importante che abbiamo espresso qui all'Impact durante questi giorni, che è quello di i giovani non sono il futuro, bensì il presente. Siamo qui adesso e bisogna fare qualcosa. E appunto quando si parla di giovani spesso si parla di una fascia d'età che va più o meno dai 15 ai 22 anni e sembra essere poco considerata invece quella fascia d'età dai 25 ai 30 che magari sono in mezzo, non sono né in una condizione di essere giovani né adulti e quindi molto spesso questa fascia d'età si sente poco considerata. E sono giovani magari che sono appena usciti dall'università o appena entrati nel mondo del lavoro e quindi mi chiedevo cosa si può fare e cosa si sta facendo per garantire una maggiore attenzione per questa fascia d'età e soprattutto per fargli sentire che ci sono delle politiche giovanili appunto che sono in atto in questo momento per loro. Grazie. 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 Allora, non ti vorrei spaventare, ma le politiche giovanili in Italia riguardano tutti gli under 35. Sostanzialmente quindi sono ampiamente comprese le persone che vanno dai 25 anni, dai 20 anzi, fino ai 35. Tutto ciò che si fa chiaramente di specifico per quel che riguarda l'istruzione o l'università prende quella fascia più giovane, ma tutti i bandi che invece le progettualità, penso al Corpo Europeo di Solidarietà, al Servizio Civile, che oggi abbiamo declinato rispetto al supporto al recovery in digitale e in transizione ecologica per riuscire a fare progettualità di questo tipo, che facciano anche un po' più attenzione a quelle che sono le evoluzioni del Paese e che guardino a due degli assi portanti, quelle riguardano invece le fasce che arrivano fino a età molto più grandi rispetto ai 20 anni che tu hai fatto presente nella domanda. Tieni conto che ad esempio anche la norma che abbiamo fatto in termini di supporto sull'acquisto della casa in termini di mutuo l'abbiamo fatta proprio che copra la fascia fino ai 35 anni. Secondo me il vero obiettivo per avere delle politiche giovanili efficaci, ora in questo momento chiaramente usciamo da una pandemia per cui spero di riuscire ad avere abbastanza tempo da raggiungere l'obiettivo, sarà portarci nelle medie dei paesi europei, quindi abbassare quell'età di supporto fino ai 35 e farla arrivare ai 29 anni, perché all'estero tutti gli altri paesi le politiche giovanili le hanno in termini di supporto fino ai 29 anni, dopodiché parte la fase adulta e su tutto il resto si innescano tutte le altre serie di supporti. Però per gli altri ci sono tutte le norme che sono state fatte sia in termini di detassazione, di supporto per l'assunzione di giovani, di donne, perché abbiamo anche un problema, ricordiamocelo, di genere, soprattutto in termini occupazionali, e per esempio
Adesso ne parlo spesso del recovery, però chiaramente essendo l'argomento forte di questo periodo, all'interno del recovery per riuscire anche rialzare proprio il tasso di occupazione giovanile e di genere che ha subito degli effetti importanti durante la pandemia, abbiamo messo una clausola che preveda proprio per tutta l'ascesa a terra delle progettualità delle gare d'appalto un 30% di assunzioni di persone che siano sotto i 35 anni e donne, per riuscire a rilanciare in questo modo il livello occupazionale. Poi, che cosa bisognerebbe fare a regime? Riuscire, secondo me, a fare un orientamento più efficace, su questo ci stiamo già lavorando, non solo dalle superiori verso l'università, ma anche già dalle medie verso le superiori. Una persona riesce ad avere una prospettiva lavorativa quando ha un orientamento che permette anche di capire quali sono le proprie ambizioni, ma quali sono anche le prospettive in termini di possibilità lavorative. Magari le ragazze non sanno che c'è un sacco di domanda rispetto ai posti che riguardano l'innovazione tecnologica e le donne che in questo studio sono ricercatissime, però se non lo fanno, come fanno ad affezionarsi alla materia o a indirizzarsi in quel campo? Se non si sa quanto la robotica può migliorare la vita di una persona che magari ha anche una disabilità pesante, e quindi non è semplicemente innovazione applicata a un social network oppure a qualcos'altro che non abbia tutto questo approccio umano, può portare alla disaffezione. Io penso che anche investire tanto nell'orientamento che presenti dei role models, quindi presentare il caso concreto di chi è riuscito ad ottenere risultati, ad aprire startup innovative in questo senso ed è riuscito a trovare un'occupazione, perché poi pare che se ci si occupi di innovazione non si riesca effettivamente a sfondare, così non è, ci sono tantissimi giovani che ci sono riusciti, è importante presentarlo nelle scuole per riuscire a dare una prospettiva di come i lavori tradizionali siano cambiati, ma di come anche gli innovativi si stiano presentando sul panorama. Questo da unire poi all'attività di mismatch tra domanda e offerta, chiaramente competenze del Ministero del Lavoro, però questa è una caratteristica importante, capire come incrociare le offerte di lavoro alle domande e quindi riuscire a fare un matching che valuti di voi ragazzi, di chiunque fa domanda di lavoro, non soltanto le competenze in termini nozionistici, ma anche tutte le soft skills, quindi tutte le competenze acquisite trasversali che si acquisiscono molto di più partecipando ad eventi come questo piuttosto che magari passando anni e anni all'interno di una biblioteca, perché poi tutto compone una persona, anche il lato delle competenze trasversali che oggi nel mondo del lavoro, forse più nel privato che del pubblico, ma anche il pubblico inizia a fare molta attenzione a questo, valutare questo tipo di competenze può aiutare ad investire meglio sulla persona che si acquisisce all'interno dell'azienda. Quindi se posso anche a voi faccio questa segnalazione di fare attenzione a quanto in un curriculum possa essere importante anche segnalare questo tipo di attitudini personali. Grazie. Spero di aver risposto, poi ho allargato un po' il discorso, però Giffoni nel curriculum. Buon pomeriggio, la mia domanda si ricollega in realtà abbastanza direttamente con quella di Carmela, la ragazza che ha appena parlato. In realtà è più una riflessione che una domanda, ovvero spesso si dice che questo è il tempo in cui non ci sono più gli ideali. Se ci sono persone c'è una categoria che le ha sono i giovani, e questo è palese soprattutto diciamo da Instagram. Abbiamo visto come la maggior parte dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini e delle bambine abbia delle posizioni nette su quelle che sono le questioni dei diritti umani e civili per quanto riguarda razzismo, omofobia, transfobia e molti altri problemi della società. E allora io mi chiedo, è possibile avere un altro posto che non sia Giffoni in cui i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine possono essere ascoltati e avere un contatto diretto con le istituzioni? E quindi io sogno che ci sia un consiglio, magari anche solo consultivo, ma però che venga veramente ascoltato dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini e delle bambine. Grazie, io prendo questa tua suggestione e provo a dirti che ci sono dei c'è un Consiglio Nazionale dei Giovani che però chiaramente non riesce a rispondere nella maniera da te auspicata a questo tipo di sollecitazione. Sì, secondo me è chiaro, i ragazzi e i bambini, essendo scevri da condizionamenti che il mondo degli adulti porta, sono molto più aperti su tantissimi temi ed è giusto che vengano ascoltati, ma a volte si può farlo anche
in maniera banale facendo dei questionari. È una questione di approccio culturale, forse anche da parte di chi sta all'interno delle istituzioni. Provare a domandare, ma voi fuori che cosa ne pensate? Noi oltre al... abbiamo fatto sia... Ho fatto sia un questionario rispetto al PNRR, chiedendo in una settimana, perché chiaramente ero arrivata in parte a lavoro già quasi concluso all'interno di questo ministero sulle progettualità, come si potessero ricalibrare. Ma ne abbiamo fatta un altro questionario sul consumo sostenibile di cibo e sulla produzione sostenibile di cibo, in collaborazione con la FAO, e anche qui in pochissimi giorni in realtà le risposte ci sono state tante, perché sono state quasi 5.000 risposte da parte dei ragazzi. Questo è indicativo del fatto che c'è attenzione e si vuole essere consultati. Riuscire poi a creare una realtà strutturata come questa è difficile, riuscire a crearla quando viene imposta dall'alto. Riesce meglio quando si creano momenti culturali come questi, che poi sollecitano alla critica costruttiva e spingono il mondo degli adulti a guardare verso ciò che affrontano con un senso critico diverso. Però insomma ci sono esperienze che si possono fare. Io spero che esperienze come queste del Giffoni si creino, non dico macchia d'olio sul territorio, ma se ne creino di ulteriori, perché qui ho visto tanti ragazzi pronti a discutere di tantissimi temi. Forse non dappertutto c'è lo stesso tipo di attenzione, ma probabilmente anche perché mancano gli spazi. Però visto che è tornato, quindi ho un'altra domanda. Sì, a me è un po' dispiace rispondere, però a me dire che è stato fatto un questionario non basta, perché conosco bambini alle elementari che ti dicono sì, lui è Said ed è italiano, e ti dice no, non è italiano, e allora quel bambino vive in un mondo che ancora non esiste, però per lui va ascoltato e va attuato, perché quella è la realtà ed è già il futuro. No, ma certo, no, ma guarda, io non ho timore a rispondere rispetto al tema culturale, pensavo fosse una domanda più di ampio respiro, e la risposta che ti volevo dare era in termini di coinvolgimento strutturale. È chiaro che la realtà a volte va, anzi non volte, sempre, va molto più veloce rispetto a quelli che sono i tempi del dibattito parlamentare. Direi che insomma il DDL Zan ne sta dando prova tutti i giorni. E non sempre le aspettative rispetto al caso concreto che fai tu può avere una pronta risposta da parte del governo, ma semplicemente magari perché la competenza è parlamentare. Cioè, penso al tema della cittadinanza, ad esempio, è una materia prettamente parlamentare. Io sono d'accordo anche perché insomma, ho un compagno di origine straniera, quindi figuriamoci se non sono d'accordo su questo tipo di argomento. Però il governo ha un ruolo che è quello di esecutivo. Dall'altro lato il Parlamento fa dibattiti di questo tipo ed è giusto che si facciano all'interno del Parlamento. Ciò che si potrebbe fare di più è forse coinvolgere maggiormente, tu dici i bambini, però i bambini è difficile, i giovani, il paese. Io credo che alla fine anche un dibattito come quello molto acceso sul DDL Zan, per esempio, abbia avuto nella sua complessità a livello parlamentare, quindi parlo di discussione che si è svolta all'interno del Senato, abbia avuto il lato positivo di creare un dibattito però all'interno del paese che non riguardasse solo i giovani ma tutta la popolazione, e ora tutti si stanno domandando anche solo di che cosa ci sia scritto all'interno di quel disegno di legge. Prima, se la discussione fosse stata rapida, neanche si sarebbe posto il tema. Per cui quello che succede in Europa, sì, è cercare quasi di scendere con l'età del voto. Per esempio si dibatte se arrivare all'età dei 16 anni per dare la possibilità di voto. E invece in Italia neanche chi ce n'ha 18 viene ascoltato. Più o meno, perché per esempio è stata fatta la legge costituzionale per abbassare il voto del Senato a 18 anni. Sul voto dei 16 anni ci sono varie proposte di leggi parlamentari. Io ho fatto qualche dibattito, adesso non mi ricordo più in quale istituto superiore, tanti ragazzi mi hanno anche detto, io sono favorevolissima chiaramente, perché penso che sia importante veramente anche far sentire il peso della responsabilità delle scelte politiche. Quando uno si deve attivare per andare a votare automaticamente si informa e quindi si sente automaticamente più adulto. Tanti ragazzi mi hanno detto che invece non se la sentono perché hanno il timore di non essere ancora pronti. Io non credo che sia vero, però penso che sia utile sviluppare un dibattito su questo, e se si può, nelle sedi parlamentari si è sviluppato, finora si è arrivati alla modifica in termini di elezione dell'età del Senato abbassandola a 18 anni. Chiaro,
È una modifica piccola, ma una modifica importante perché porterà anche in termini di rappresentanza, perché questa è ancora, da questo punto di vista, insomma, rimane ancora una repubblica parlamentare che ha una rappresentanza all'interno delle Camere. A me piacerebbe che ci fosse più democrazia diretta, però siamo ancora, diciamo, incasellati all'interno di questo panorama. Il fatto di aver abbassato a 18 anni l'elezione del Senato porta anche a far sì che chi vi rappresenterà all'interno della Camera Alta subisca indirettamente gli effetti del voto di chi è più giovane in termini di scelta. Non è una conseguenza così piccola in termini di valutazione. Secondo me per questo Paese è stato un passo importante. Poi si può discutere, come ti dicevo, io sono assolutamente favorevole ad abbassarlo a 16 anni, poi c'è chi lo propone per le amministrative, chi lo propone a livello nazionale, chi strumentalizza dicendo che si vuole abbassare per spostare il voto su colui che l'ha proposto perché a lui conviene. Io penso che sia importante, come dicevo prima, proprio perché quando si mette addosso sulle spalle indirettamente una responsabilità spingendo al voto, automaticamente una persona si informa e volente o nolente ha voglia di dare un contributo che sia maggiore. Ministro, intanto prendo un minuto per farle una considerazione. Lei prima ha parlato di nodi che vengono al pettine, no? Uno di questi che è emerso anche in maniera molto prepotente nel corso di questa Impact ha a che fare con la salute mentale dei più giovani. Il suo ministero rispetto a questo che priorità dà alla questione? Perché ci sono molti ragazzi che vivono e che hanno vissuto questo periodo soffrendo non soltanto in maniera superficiale, ma in maniera anche molto, molto più profonda. L'importanza che è stata data è grande, anche se anche qui la competenza sul fronte sanitario è prettamente di salute. Con loro abbiamo affrontato la tematica e stanziato chiaramente maggiori fondi a supporto che poi devono arrivare a tutte le aziende sanitarie in termini di supporto. Io credo che il disagio si possa affrontare sul fronte sanitario e medico, si possa provare ad affrontare anche con delle progettualità che coinvolgono direttamente i ragazzi. Quindi abbiamo fatto questa sorta di divisione rispettando un po' quelle che sono i parametri di competenza. Il Ministero della Salute con cui abbiamo lavorato ha stanziato le risorse a supporto in termini sanitari di progettualità, l'assistenza per chi ha dei disturbi sul fronte sanitario mentale, ma anche fisico, perché sono aumentati anche i casi di autolesionismo, quindi serve un supporto di disturbi alimentari, per esempio, quindi serve un supporto anche maggiormente specializzato. E qui mi riaggancio anche alla questione della formazione del personale pubblico, che forse negli anni è stata un po' carente, su cui bisogna andare ad investire maggiormente. Noi dall'altro lato, come Ministero delle Politiche Giovanili, invece abbiamo inteso puntare su delle progettualità che rendano attivi i ragazzi, quindi provando a dire condividere anche le emozioni del disagio, provando ad esprimerle o recuperando spazi e rendendogli spazi di coesione, di condivisione, e dall'altro lato in termini di arte, di musica, insomma, io l'ho detto in maniera un po' semplice, però si possono mettere a terra molte progettualità di questo tipo. L'importante per me è che arrivino dal basso e che non vengano necessariamente indirizzate dall'alto, perché quando vengono indirizzate dai ministeri io posso avere un punto di vista che secondo me è quello più efficace in assoluto, per cui invito tutti voi a suonare, perché a me piace il rock, a sfogarvi in termini di musica rock, e poi magari a voi la musica non piace e questo non vi permette di condividere un disagio. Quindi quello che vorrei provare a fare è far sviluppare le progettualità dal basso, dando questo tipo di impostazione generale. Faccio parlare, prego. Salve, sono Lucia, ho 22 anni. La mia domanda è, diciamo, tra virgolette personale, una sua considerazione, tralasciando ovviamente il suo ruolo che per deformazione è vicino ai giovani. Le mie domande sono provocatorie e sono due. La prima, lei crede che, cioè, con sincerità, lei crede che lo Stato italiano creda nei giovani italiani? E la seconda è, lei crede, cioè lei vede che i giovani italiani si sentano valorizzati dallo Stato italiano? Perché io credo che questa cosa non ci sia, e penso anche che ci hanno detto di tutti i colori in quest'ultimo anno, solamente
perché magari alcuni della nostra età si sono comportati male. Allora io penso, sia come studentessa sia come ragazza, non, lo Stato non può parlare ai giovani, cioè non servono neanche tante parole, semplicemente dirci che siamo dei talenti, dirci che possiamo farcela, dirci... Non lo so, non solo lei che è il suo lavoro, però... Allora, se posso darti una risposta altrettanto provocatoria, sì alla prima domanda, no alla seconda, cioè voi non vi sentite valorizzati. Io credo che però sia un tema di che cosa intendi per Stato innanzitutto, se intendi il governo nello specifico, tutto l'apparato... Sì, sì, diciamo che... da su in giù, insomma. Da su in giù, perché poi secondo me c'è anche un termine di narrazione, cioè... Le TV e i giornali tendono, non le TV e i giornali in senso critico, però in termini di narrazione abbiamo un po' la tendenza come paese a puntare molto l'attenzione su chi sbaglia e su che cosa non funziona. Io questa cosa l'ho detta anche spesso quando stavo alla pubblica amministrazione. Ci saranno sempre i furbi perché fanno parte della realtà. La realtà è multisfaccettata, ci sono persone che sono bravissime, prestantissime, che prestano il proprio dovere, vanno anche oltre ciò che gli è imposto e ci mettono tutto l'entusiasmo. E poi c'è chi fa il furbacchione. Se noi continuiamo a puntare l'attenzione su chi fa il furbacchione, descriviamo anche in maniera ingiusta ed impietosa un paese e ci facciamo anche del danno, perché non ha nessun senso continuare a descrivere in quella maniera l'apparato pubblico. Oppure a me più volte è stata posta questa domanda sui ragazzi, ma i ragazzi hanno rispettato i divieti che sono stati imposti, i distanziamenti, perché noi ne abbiamo visto qualcuno che ballava senza mascherina. E la mia risposta, che è stata più o meno provocatoria come la tua domanda, è stata: io conosco molti più anziani che sono andati a giocare a bocce senza mascherina rispetto ai ragazzi, però ragazzi ne avete pinzati tre e li avete esasperati all'ennesima potenza. Secondo me questo è uno sbaglio, perché poi non fa sentire voi valorizzati. E un po' il senso che provo io a trasmettere tramite le interviste che faccio sui miei canali social, forse a volte in maniera anche un po' disincantata, lo faccio per far capire ai ragazzi che mi seguono che c'è chi vede invece gli esempi splendidi che ci sono, ce ne sono tanti e che meritano di essere raccontati. Sì, perché sono, sì, perché secondo me il tema della narrazione è proprio uno sbaglio che fa questo paese. Su di voi effettivamente sono state dette, secondo me, troppe cose sbagliate, ci si è cavalcato troppe volte, quando invece dal mio punto di vista, e non lo dico qui perché sono ministro delle politiche giovanili, però io me lo ricordo benissimo come erano i 20 anni, anche perché li ho passati da poco, relativamente da poco, ed era un'età in cui è importantissimo vedersi con gli altri, riuscire ad uscire, anche solo a scambiarsi vis-à-vis due parole, una condivisione di emozioni, di sofferenze, di felicità, tutto è importante. Voi avete passato quasi 2 anni complicati, però l'avete fatto non solo con una dignità, ma secondo me siete stati dei piccoli eroi moderni, perché si tende tanto a valorizzare che cosa hanno fatto i giovani in altre epoche e non che cosa avete fatto voi in quest'epoca complicata. Seguire le lezioni da remoto per 1 anno e mezzo è stato alienante, me l'hanno detto tutti i ragazzi, e io non ne faccio una colpa agli insegnanti, perché anche su di loro non si è investito in questi anni, hanno fatto ciò che riuscivano, anche qui chiaramente loro con le loro sfumature. Chi si è messo in gioco e ha provato a fare tutto il possibile per adattarsi alla situazione, e chi l'ha lasciato andare alla bene meglio, via, come andava andava. Però voi siete riusciti a fare un lavoro incredibile, a rimanere uniti, a sostenere gli esami, sostenere i compiti in classe, a volte anche a sostenere umiliazioni, perché insomma sono circolati anche filmati certo non gratificanti di ragazzi con gli occhi bendati rispetto alle interrogazioni che dovevano fare per vedere se stavano copiando o no. Ma qual è il vero punto? Se hanno imparato a memoria qualcosa o gli sta insegnando e gli sta segnando più quel tipo di esperienza in quel momento rispetto a tutto ciò che potranno studiare sui libri? Quindi io spero, insomma, di averti risposto in maniera abbastanza franca. Sì. Dobbiamo essere in grado di raccontarci in una maniera diversa e di valorizzarvi in maniera diversa, facendovi vedere che ci sono degli esempi incredibili che potete, se avete chiaramente la forza anche voi di farlo, di riuscire ad inseguire, perché poi alla fine bisogna lottare giorno per giorno per guadagnarsi le cose. Questo vale per tutti. Grazie Ministro. Abbiamo tempo per un'ultima rapidissima domanda. Sì, allora io volevo chiederle una considerazione su una proposta avanzata dal Partito Democratico, cioè quella della dote ai 18 anni.
Secondo lei è una proposta fattibile, sì o no, e perché? Grazie. È quella che viene pagata con la tassa di successione. Ma a me sembra, io comprendo l'esigenza di ricollocarsi da un lato o dall'altro, perché poi la politica è fatta di contrapposizioni. Io trovo giusto che voi riusciate ad essere, voi giovani riusciate ad essere sostenuti, però non ne farei una questione di dove vado a reperire i soldi, perché quando la si propone in quella maniera bisogna, si vuole creare una contrapposizione rispetto alle fasce sociali oppure a chi perché quella, se non sbaglio, era finanziata con con le tasse di successione. No, non c'era la specifica del patrimonio, adesso non mi ricordo la specifica, forse era stata indicata successivamente, comunque via. È stato ricalibrato il tiro, come si direbbe, perché in una prima istanza sembrava di dire togliamo da quel lato per riuscire a finanziare i giovani. Io sono assolutamente d'accordo sull'idea che abbiate necessità di supporto. Non so se una dote sia il modo giusto. Io credo che servano una serie di cose. Serva una scuola che sia in grado di formare in maniera differente, serve un'università che spinga maggiormente nell'investimento in termini di ricerca, serve un migliore mismatch tra domanda e offerta di lavoro. E poi serve anche il fatto che uno nel lavoro non trovi solo e semplicemente un lavoro fisso, perché io almeno ho avuto questo tipo di sensazione parlando con parecchi ragazzi in questi mesi. Non è soltanto il quanto il lavoro dura nella vita in termini di precarietà, ma anche quanto ci si sente gratificati da quello che si fa. Io credo che serva tutto questo insieme di cose, perché se si fa di nuovo solo la dote e non si fa tutto quest'altro contesto, temo che non porterà a casa niente. Comunque, secondo me, serve mettere insieme tutto questo insieme di proposte che effettivamente arriveranno insieme al recovery, perché poi è questo che prevede la transizione digitale, l'ecologico con tutte le innovazioni in termini di imprese col 4.0, il fatto di investire di più nella formazione, nelle borse di studio, nella ricerca, nelle cittadelle universitarie, nella cultura, e tutto questo insieme che renderà il paese un paese più a portata di giovani. Io temo che comprendo l'esigenza di fare lo spot e la provocazione, credo che però risulti divisivo anche sul fronte del dibattito. Ministro, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata con tanti interventi e tanti spunti che i ragazzi hanno trovato sicuramente interessanti. Noi quindi la ringraziamo, la salutiamo e la vogliamo lasciare con un ricordo appunto di Giffoni. Grazie. Lasciamo anche la parola al direttore. Allora, care ragazze e cari ragazzi, anche l'incontro di oggi con la ministra si è concluso, vi ho seguito sempre con attenzione oltre che con affetto. Noi ti vogliamo ringraziare per questa presenza, perché è importante, non hanno, come dicevi, dove stiamo vedendo oggi, quella che noi sappiamo che c'è dentro di loro, c'è la forza, la bellezza, l'energia, la voglia di uscire, la voglia di contribuire a che questo paese, il nostro, possa essere un paese migliore e diverso da quello che abbiamo lasciato nel 2019. Non è più solo un problema di essere stati X mesi in una stanza, condividere con la famiglia, che è stata una cosa buona. Ma Nico dov'è? Nico? C'è Nico? Dov'è? Nico, vieni un momento qua, per favore, ti prego. Perché chi meglio di te? Nico è... Oggi è andato, sì. Oggi buonasera, Ministro. Cambiano, voglio dire, poi i nostri... Buonasera. Vieni, Nico, vieni. C'è pure Benedetta, ma voglio far parlare, perché questa cosa che tu, quando abbiamo iniziato, hai detto, mi è piaciuta moltissimo, lo schermo, il buio, il grigio. Ecco, ci vuoi riportare un momento, perché quello che tu hai detto, anche come lo hai detto, mi è piaciuto moltissimo. Allora, diciamolo pure al Ministro. Grazie, direttore, buonasera ancora, Ministro, benvenuto a Giffoni.
Ciò che ho detto e ciò che abbiamo vissuto in questi mesi, ho usato un po' la metafora del computer nelle chiamate Zoom su Teams che abbiamo fatto. Quando la telecamera si spegneva eravamo tutti uguali. C'era quell'omino con lo sfondo nero e il contorno grigio che era uguale e non rappresentava ogni singolo ragazzo col suo unico insieme di cellule. Ecco, quello che deve fare la politica oggi è questo, e anche e soprattutto col suo ministero, rendere quell'omino nero con il contorno grigio unico e a figura di ogni ragazzo. E questo a cui dobbiamo puntare. Il miglior modo per capirlo è sottolineare ancora una volta la differenza fra compromesso e accordo. Compromesso è voce del verbo compromettere, e quindi non è una bella parola. Accordo sì. Noi dobbiamo puntare a un accordo che dia risalto a tutte le tre note che lo compongono. E oggi penso a Giffoni, e penso a Giffoni, allo Stato e alla nostra regione. Ci sono tre singole note che singolarmente hanno un suono, ma insieme hanno un'armonia unica e irripetibile. Ecco, Stato, Regione e Giffoni devono dar luce a questi ragazzi. E devono far risaltare i contorni di quell'omino grigio che non deve essere uguale per tutti, Ministro. Grazie. Grazie a te, Nico, ci tenevo, grazie. Allora, facciamo adesso una bella foto di rito, ragazzi. Forza. Sappiamo, sì, un attimo, sappiamo come dobbiamo fare, però giratevi prima, così perché fanno dall'alto e loro. È una bella foto da questa parte qui. Attenta, 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 non andate. Se no. Allora, ci siamo? Ragazzi? Allora, ecco qua. Ma come siete belli, eh? Bene, grazie.